La cooperativa Il Melograno è una cooperativa di tipo A che eroga dei servizi educativi, principalmente post scolastici, quali dopo scuola e ripetizioni rivolti a bambini della scuola di primo e secondo grado, e con sede presso proprio la sede ACLI provinciale di Ascoli Piceno. L'idea della cooperativa nasce da un gruppo di ragazze, sono 8 giovani donne, nonché socie stesse della cooperativa con età compresa tra i 26 e i 36 anni, che hanno deciso di mettere a frutto le proprie competenze, le proprie idee, il proprio entusiasmo. I giovani che ad oggi collaborano intorno alla cooperativa sono circa 30. Tra i progetti della cooperativa è doveroso citare il centro estivo denominato 1-2-3, Io l'estate e te. Dai, battiamo, bisi, batti tu, posizioni qua. Il centro estivo viene realizzato a Casteltrosino, una frazione di Ascoli Piceno, ed accoglie un numero che varia dai 150 ai 250 bambini. Al centro estivo vengono realizzati una serie di attività, una serie di laboratori di cucina, il laboratorio di riuso e del riciclo dei materiali, il laboratorio di percussioni africane. Quando la cooperativa sociale Melograno si è costituita ha incontrato ovviamente una serie di difficoltà. La prima difficoltà è stata diffidenza, associavano il fatto della giovane età all'inesperienza. Una grande soddisfazione ad oggi possiamo dire che sono i nostri numeri così elevato, ma soprattutto non ci aspettavamo, diciamo, il feedback positivo ricevuto dagli stessi bambini e soprattutto, diciamo, dai loro genitori. Tra i progetti futuri della cooperativa vi è quello di partecipare a dei bandi pubblici per l'erogazione dei servizi educativi post scolastici, di poter prendere in gestione un asilo aziendale e magari proporre a qualche azienda locale di poter optare per l'apertura proprio di un asilo all'interno delle proprie sedi legali. Il lavoro buono e giusto per me è un lavoro innanzitutto ben retribuito, anzi giustamente retribuito, è un lavoro che gratifica la persona, la rende libera ma nello stesso momento anche soddisfatta, e che appunto nel momento in cui la sera torna a casa dopo una giornata di lavoro si sente appunto gratificata. Colombre è un circolo ACLI che è stato dato in gestione alla cooperativa sociale Axis. Axis è una cooperativa sociale di tipo B. Abbiamo appunto l'obbligo di avere il 30% della compagine sociale costituita da persone con vari svantaggi fisici. Attualmente lavorano 94 persone, circa 35 persone appunto con questo tipo di problema fisico, di svantaggio fisico. La volontà nostra è di andare ad incidere sulla disabilità Down utilizzando lo strumento del tirocinio formativo. Abbiamo quindi iniziato una serie di colloqui di lavoro. Dopo vari colloqui siamo riusciti a conoscere Lorenzo. Ricordo sempre le persone che stanno vicino a questi altri ragazzi, perché è una scelta forte e da elogiare anche da parte di persone che potrebbero lavorare benissimo in altri contesti lavorativi e invece fanno anche la scelta di poter stare accanto a persone che hanno bisogno. E Lorenzo, da fare solamente attività di accoglienza, pian piano ha cominciato a sparecchiare i tavoli. Dopo alcuni mesi ha iniziato anche la fase di apparecchiatura. Il successo forte è stato iniziare a interagire col cliente e quindi chiedere anche una banalità: vuole qualcosa da bere, che cosa vuole? Ha imparato il lavoro, lo ha fatto suo, a tal punto da poter svolgere il ruolo di tutor all'interno di un corso di apprestamento sala che abbiamo fatto nel social bar. Il corso era rivolto a ragazzi con sindrome di Down e Alessio ovviamente era il docente, ma Lorenzo era il tutor.
Lorenzo deve poter fare tutto, non deve essere scusato di nulla. È un errore che potrebbero fare in tanti, no? Di dire poverino. No, Lorenzo deve svolgere i propri compiti e così è, e con i propri colleghi il rapporto è lavorativo. Il mio sogno, voglio capire un altro bar a Volterra con la mia compagna, e voglio fare la mia vita con lei. Un'altra scelta che abbiamo fatto è di unire l'esperienza della bottega della legalità, sempre attraverso le ACLI, che hanno costituito un'associazione, l'associazione Ora Legale, che è partner di Libera. Quindi adesso abbiamo unito il negozio, che era situato in un'altra parte della città, l'abbiamo quindi fatto entrare all'interno del bar. Il lavoro buono e giusto per noi è appunto il poter lavorare cooperando, quindi insieme, la dignità, quindi non c'è il datore di lavoro ma c'è un collega che ovviamente ha un ruolo, deve far quadrare i conti, ma poter insieme ottenere il risultato e poter appunto unire anche l'aspetto familiare al lavoro. Ciao Lore! Ciao! Ciao Lore! Ciao Ale! Ciao! Ciao Molino, Sì! Questa cooperativa sociale nasce nel 95 e ha come mission dei servizi che riguardano le fasce deboli della popolazione. La cooperativa ha avuto varie esperienze con le fasce dello svantaggio e in particolare con i disabili psichici. Pian piano si sono avvicinati a noi altre persone che avevano altri tipi di svantaggio sociale, dal tossicodipendente all'alcolista, anche alle persone che fanno percorsi alternativi alla detenzione. Infatti il nostro fattore nello specifico è una persona che dall'inizio è con noi e che viene fuori da problemi di tipo penale. In Calabria fare quello che noi facciamo è difficilissimo. Il problema è proprio quello che il pubblico non ci riconosce, è la parte terapeutica, non ci riconosce come centro diurno e quindi noi sommiamo le spese dell'azienda che nasce alle spese della riabilitazione. L'autofinanziamento è completo. Noi siamo partiti con questi 2 ettari che ci ha concesso il comune, poi abbiamo capito che per fare economie non bastavano, per cui abbiamo preso 5 ettari in affitto. E abbiamo ampliato le nostre coltivazioni. Oggi trasformiamo i frutti in marmellate, facciamo delle farine dal farro, che è la nostra coltivazione principe, dal grano e dagli altri cereali che abbiamo, e li trasformiamo in pane, in frese, e devo dire che il prodotto è molto apprezzato. La fattoria per aiutarsi è anche fattoria didattica, regolarmente iscritta negli albi regionali. La fattoria sociale naturalmente ha una doppia funzione, quella della produzione agricola per autosostenersi e anche per riabilitare i soggetti che noi inseriamo al lavoro con le loro abilità residue, ma anche quella della socializzazione. Siamo stati bravi! È chiaro che non tutte queste persone sono in grado di svolgere un'attività lavorativa vera e propria. Infatti tra 30 frequentanti il centro soltanto il fattore è stato inserito ufficialmente a livello lavorativo in fattoria. Questo territorio si è rivelato sensibile perché era di per sé un territorio popolato da imprenditori di un certo peso. Nello specifico parlo della Rubettino Editori, parlo dell'Anificio Leo, e parlo della Rosa nel Bicchiere. Tutti i vicini di casa, volendo noi avviare una politica di turismo sociale per aiutare il disabile, per aiutare in modo diverso l'economia della fattoria, ci sono stati vicino. Questa fattoria nasce perché possa offrire agli utenti
e naturalmente anche ai soci, che sono tutti professionisti, un lavoro che sia buono e giusto, cioè un lavoro che rispetti l'uomo, un lavoro che rispetti l'ambiente, un lavoro che rispetti una comunità. Il progetto Ospitaletto Solidale offre alle persone che ne fanno richiesta un lavoro pagato attraverso il sistema dei voucher. Le varie associazioni hanno scelto un loro rappresentante che è andato a far parte di una commissione. Questa commissione ha raccolto le domande delle persone che avevano bisogno di un lavoro. La commissione ha fatto una graduatoria rispettando delle priorità. Queste graduatorie sono entrate quelle persone che chiaramente avevano grossi problemi di mancanza di reddito. Le persone che hanno bisogno di manodopera si rivolgono allo sportello presso il Circolo Acli, dove troveranno un giovane per inserire tutti i dati del committente e del lavoratore. Buongiorno, sono qui perché avrei bisogno, per cortesia, di un camioncino, sì. Camioncino e di un autista e di una persona che mi tagli l'erba. Successivamente il committente si reca in tabaccheria per l'acquisto dei voucher. La persona che ha dato la disponibilità per il lavoro viene contattata telefonicamente e viene accompagnata, la persona viene accompagnata presso il committente. Quando ha finito il proprio lavoro, ritorna presso l'ufficio dove verrà pagato con i voucher, con i voucher lavoro. Io ti do il tuo voucher e questo è il tuo, quindi sai che puoi andare a riscuoterlo in tutte le tabaccherie. Offrire un lavoro al posto di un semplice contributo economico ha un significato enorme. Prima di tutto a queste persone viene data una dignità. Le stesse persone, devo dire che sono state molto, molto, molto felici, molto contente, hanno capito che è un modo per uscire dall'illegalità, perché tutte queste persone l'hanno detto esplicitamente, prima hanno sempre lavorato in nero. Anche i ragazzi, tre giovani che lavorano allo sportello, sono pagati con i voucher. Dare un lavoro buono e giusto, secondo me, vuol dire uscire un po' dalla logica dell'assistenzialismo. Dare l'opportunità alle persone che hanno bisogno di svolgere un lavoro dignitoso, inserito in una comunità solidale, che è capace, attraverso anche dei piccoli gesti, di dare speranza. Lo sportello Incontra Lavoro è nato nel 2011 grazie al progetto ASAP, rivolto sia alle famiglie che cercano badanti, che persone sia extracomunitarie che comunitarie che italiane, per lavoro a tempo determinato, indeterminato e anche sostituzione, perché le badanti in media ogni anno tornano nel loro paese e quindi lasciano un po' scoperte le famiglie per un mese. Come la signora Dora che noi oggi abbiamo incontrato, quello che fa oggi, comunque essendo anche una sostituzione, la svolge in piena regola, in maniera perfetta. Io il 29 finisco e avevo già progettato di andare il 30 all'Acli, visto che grazie a loro lavoro molto. Sto sperando che c'è ancora qualche sostituzione, come sempre ci sarà, perché l'Acli di Benevento, che diciamo per trovare lavoro e come sono disponibili e affabili, è uno delle migliori che c'è sulla zona. È gratuito e proprio per questo chi si rivolge a noi è protetto e si sente affidato in buone mani. Il nostro compito quello è di accogliere sia le famiglie, quindi in questo caso c'è una prima sorta di conoscenza, un po' per rompere il ghiaccio e capire la necessità
di cui loro hanno bisogno e ci danno la possibilità di poter selezionare qualcuno che è qui da noi iscritto, che può avere quelle capacità di gestire la situazione. Attraverso schede che noi ci siamo creati, rompiamo il ghiaccio, ci facciamo dare le referenze. Questo ci serve anche per capire se hanno dimestichezza nella lingua italiana e li indirizziamo anche nella scelta di corsi di formazione. Mio? Questo è mio figlio. Allora, mio. Esatto, bravo. Noi cerchiamo di selezionare 4-5 persone, richiamiamo la famiglia, fissiamo dei colloqui qui in sede, li accompagniamo nella conoscenza. Suo nome? Così si presenta la signora. Marina, chiamo Marina. La risposta alle badanti la diamo noi, dopodiché si rincontrano qui e ci sarà la seconda fase, che è di accompagnamento all'interno dell'abitazione. Se quella fase è positiva, loro vengono da noi, li accompagniamo con la stipula del contratto e si avvia il rapporto di lavoro. Non vengono abbandonati, vengono comunque seguiti nel tempo. Secondo me, come lavoro buono e giusto, ci dovrebbe essere la lealtà e la sincerità da parte di entrambi le persone, perché se c'è quella, noi lavoriamo bene anche noi patronato. ENAIP Veneto è l'ente di formazione delle ACLI, è nato circa 70 anni fa e opera in molteplici settori. Ne ricordo alcuni: la meccanica in senso tradizionale, macchine utensili, controllo numerico, meccanica auto, il settore della ristorazione nell'ambito turistico alberghiero, il settore del benessere, estetiste e acconciatori. Ci rivolgiamo principalmente a tre soggetti: giovani, imprese e adulti. Incontriamo più di 15.000 persone per anno, di cui 4.000-4.100 giovani in età tra i 14 e i 18 anni, il resto sono adulti e lavoratori all'interno delle imprese. Cos'è il progetto 600? È un bel progetto a nostro avviso, perché consente ai giovani di mettere in pratica e sviluppare quelle competenze immediatamente spendibili rispetto al percorso formativo. Sto parlando di auto da gara che correranno poi effettivamente nei circuiti sportivi. Quindi in sostanza mettono a punto auto, settano il motore e affinano l'assetto da gara e successivamente le vanno anche a vedere a correre negli autodromi. Qual è il valore aggiunto di questo progetto? I giovani acquisiscono competenze altamente professionali, spendibili direttamente nelle aziende già all'uscita del percorso formativo. Non a caso abbiamo anche nel settore meccanico tassi di occupazione che superano il 70% di occupazione coerente. Quello che mi aspetto più che altro è che arrivi non prima, ma che arrivi almeno terza. Il Festival della Ristorazione è una vera e propria gara culinaria e mette a confronto 12 delle migliori scuole del settore alberghiero del Veneto. Si sfidano alla miglior realizzazione di piatto, ma anche nel servizio. Sono molti i ragazzi che vengono coinvolti nell'organizzazione di questo evento, sono almeno 5 centri con 400-500 allievi per anno. Quest'anno noi abbiamo vinto il primo premio come miglior piatto, inoltre un allievo del centro di Padova ha vinto la possibilità di partecipare a uno stage presso lo chef italiano per eccellenza, cioè Gualtiero Marchesi. Non facciamo più la formazione come veniva svolta una volta. Le aziende entrano dentro i nostri laboratori e i percorsi formativi stessi vengono organizzati assieme all'imprenditore. Per noi lavoro buono e giusto significa dare la possibilità ai nostri allievi, quindi rendendoli anche più liberi nella scelta, di costruirsi un progetto di vita familiare e lavorativo.